Io sono Valeria Garibaldi dell'area ambiente della Fondazione Caripro. Molti di voi già mi conoscono perché abbiamo lavorato insieme su vari bandi, e mio collega Andrea Trisoglio, che è, diciamo, uno degli artefici di questo momento formativo, in quanto negli ultimi 3 anni si è occupato del progetto Capacity Building. Come sapete, è una tematica che ci sta molto a cuore. Infatti, dal 2012, che anzi, mi collego, dal 2012 siamo usciti appunto con un bando dedicato, a cui probabilmente alcuni di voi hanno già partecipato, spero ricevendo un contributo. E a questo bando si affianca, come sapete, il progetto Capacity Building, che mira appunto ad integrare la formazione e il miglioramento che viene perseguito attraverso il bando. L'anno scorso abbiamo attivato già dei momenti formativi, e in particolare per i vincitori del bando, gli enti che hanno ottenuto un contributo sul bando, sono state organizzate delle sessioni di formazione a cura dell'Università Bocconi sul project management base e avanzato. E poi è stata fatta una formazione sulla visione strategica degli enti. Questi sono, diciamo, due settori nell'ambito dei quali era emersa proprio da parte degli enti un'esigenza di miglioramento. E poi quest'anno abbiamo invitato a parlare Rob Hopkins, al Centro Congressi il 13 marzo. Ha fatto questa sua lecture sulla sua esperienza con le Transition Town. Infatti, come sapete, Rob Hopkins è uno dei fondatori della rete delle Transition Town. E il tema della resilienza è un tema che ci sta molto a cuore. Quest'anno il bando dedicato al terzo settore si intitola appunto Comunità Resilienti, ha preso il posto del bando Comunità Sostenibili. È un bando che scadrà, non mi ricordo quando, forse il 30 maggio, sono troppi i bandi, e diciamo che questo incontro e quelli delle prossime settimane sono anche un po' intesi in questo senso, per diciamo fornire ulteriori spunti di riflessione e di ispirazione per un'eventuale partecipazione a questo bando. Se dimentico, ah sì, un'altra cosa molto, molto utile che abbiamo messo in piedi è la comunità di pratica, che si chiama GreenNet, e è destinata agli enti che hanno ottenuto un contributo nell'ambito del bando Capacity Building. Però non è detto che in futuro non si possa anche ampliare, vediamo anche se ci sono sollecitazioni da parte vostra in questo senso. La comunità di pratica è coordinata sempre dal mio collega Andrea Trisoglio. E questo è quanto. I nostri relatori di oggi sono del Resilience Lab. Non so se avete già avuto occasione di andare sul loro sito. Si tratta di un gruppo informale di professionisti, di ricercatori universitari. Poi l'architetto Angela Colucci vi spiegherà un po' meglio come nascono e di cosa si occupano in particolare. E sono qui con noi oggi perché diciamo che c'è stata convergenza su questa tematica, una fortunata convergenza, e si sono appunto offerti di accompagnarci in questo percorso. Quindi passo la parola ad Angela Colucci per iniziare la sua sessione.